Gentile collega, trattiamo oggi della scansione dei tre vasi. Questa è una scansione, tra virgolette, di più recente introduzione allo studio del cuore fetale, ma che a nostro avviso rappresenta un momento importante dell'esame del cuore fetale stesso. È possibile praticamente seguire uno studio del cuore fetale effettuando soltanto scansioni trasverse del torace, in senso cranio-caudale e viceversa. In queste scansioni, che sono possibili sia quando il cuore è posto in quattro camere apicale che quando è posto in quattro camere trasversa, se iniziamo lo studio dall'addome fetale, stabilito il situs e quindi praticamente valutata la posizione della testa e della colonna vertebrale per dire qual è il situs del feto, praticamente andremo a vedere dove è posto lo stomaco. E risalendo piano piano in torace troveremo omolateralmente allo stomaco la sezione quattro camere con l'apice cardiaco rivolto verso sinistra e quindi avremo una concordanza cardiogastrica e lentamente risalendo verso il torace troveremo l'efflusso dal ventricolo di sinistra, l'efflusso dal ventricolo destro con il cross della polmonare sull'aorta, la sezione tre vasi, l'arco del dutto e l'arco dell'aorta. Rappresenta sicuramente questo il modo più rapido per visualizzare l'arco del dotto e l'arco dell'aorta piuttosto che quelle sezioni longitudinali più classiche. Qui appunto uno schema nel quale osserviamo che tagliando praticamente trasversalmente l'addome prima e il torace poi possiamo appunto rispondere a tutti questi quesiti. Quindi quello del situs, valutando la posizione dello stomaco, dell'aorta discendente della vena cava inferiore. Saliamo in torace dove troveremo la sezione quattro camere e in questa scansione risponderemo a tutti i quesiti riguardanti la scansione quattro camere. Spostandoci verso la parte alta del torace troveremo l'efflusso dal ventricolo di sinistra, l'efflusso dal ventricolo destro con il cross polmonare aorta e la scansione tre vasi, con la vena cava superiore che persiste, che è appunto quella di destra, con l'aorta al centro, l'aorta ascendente al centro, che piega poi posteriormente da destra verso sinistra a formare l'arco aortico, e quindi più a sinistra ancora invece il tronco comune della polmonare che si continua con il dutto. Nella scansione appunto della sezione tra i tre vasi osserviamo il regolare posizionamento dei grossi vasi, quindi andando da sinistra verso destra, il tronco comune della polmonare, l'aorta ascendente e la vena cava superiore che persiste, che è la destra. Davanti al rachide troveremo la trachea, davanti al rachide e leggermente a sinistra troveremo l'aorta discendente. Per cui basculando la sonda troveremo il punto nel quale il dotto arterioso raggiunge l'aorta discendente e un po' più cranialmente il punto nel quale l'aorta ascendente piega posteriormente verso sinistra per raggiungere l'aorta discendente. In questa scansione, oltre praticamente a vedere il corretto orientamento dei grossi vasi, potremmo anche valutare il calibro degli stessi. Il dotto arterioso, appena appena più grande, ma insomma sovrapponibile come dimensione all'aorta ascendente, che è appena appena più grande della vena cava superiore. E qui di nuovo appunto una sequenza che ci permette di vedere come passando dal cuore possiamo rispondere dalla scansione trasversa dell'addome possiamo rispondere a tutti i quesiti del cuore, quindi quelli sulla sezione quattro camere, sull'efflusso dal ventricolo sinistro, sul tronco comune della polmonare che emerge dal ventricolo destro, sulla sezione tre vasi e sulla sezione dell'arco aortico. Cosa possiamo riconoscere nella scansione tre vasi e arco aortico? Una discrepanza biometrica tra la polmonare e l'aorta, un'interruzione dell'arco aortico, una destroposizione dell'arco aortico, una presenza di una vena cava superiore di sinistra, una persistenza della vena cava superiore di sinistra. La differenza sta appunto nel fatto che in un caso sono presenti entrambe le vene cave, nell'altro è presente soltanto la vena cava superiore di sinistra, manca la destra, e ci ha aiutato nella trasposizione dei grossi vasi. Grazie.